ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Primo giorno di scuola per quasi 200.000 studenti oggi nelle Marche. Dopo la tappa di prima mattina ad Ancona, il direttore generale dell'ufficio scolastico delle Marche, Marco Ugo Filisetti, è arrivato a Pesaro, all'istituto comprensivo Leopardi. Sentiamolo ai nostri microfoni e inizia a rispondere ad una domanda sul fatto che la scuola inizia senza più le misure anti-Covid. Bene, adesso non so dirvi se è il più importante, certamente ci aiuta nello svolgimento delle nostre attività scolastiche e didattiche il venir meno di tutte quelle limitazioni che effettivamente ponevano qualche difficoltà nell'esercizio dell'attività scolastica. Sicuramente quindi questo è un ulteriore aiuto per far ripartire al meglio questo anno scolastico. 1.000 studenti in meno rispetto all'anno scorso, come si può leggere questo dato? Con il calo demografico che purtroppo colpisce anche la regione Marche, non voglio dire di più degli altri, ma certamente non di meno, e questo è un grande tema che preoccupa la comunità nazionale, presumo, e non tanto ovviamente per il rischio di riduzione dei posti, ma il problema è che una scuola che perde alunni non è certamente un indicatore significativamente positivo. Ha qualcosa da dire a chi anche questa mattina esprime qualche riserva sul suo messaggio augurale agli studenti? No, non ho nulla da dire, quello che abbiamo scritto, l'anno scolastico parte grazie all'impegno di Stato, Regioni, Comuni, impegno che è stato reso con abnegazione da parte del personale di questi enti, esercitato con onore e disciplina come prescrive la Costituzione nell'articolo 54. Allo stesso impegno chiamiamo anche i nostri ragazzi, è un richiamo a un principio educativo generale, tutti i sistemi educativi, che ovviamente è doveroso ricordare anche ai nostri ragazzi, e siamo convinti che i nostri ragazzi lo sapranno interpretare e cogliere nel senso proprio per cui è stato loro rivolto.